Amici di una parola al giorno, continuiamo la lettura del 21° capitolo del Vangelo di Giovanni. Siamo alle battute finali. Oggi leggiamo i versetti che vanno da 15 a 19, quindi in realtà una sezione molto breve di questo 21° capitolo che abbiamo provato a identificare come l'epilogo. Cioè il momento nel quale, dopo il dramma della passione e la chiusa del Vangelo che abbiamo letto al capitolo 20, versetti 30 e 31, il redattore rimette a posto alcune questioni che sono rimaste in sospeso. La prima parte di questo testo, che riguardava appunto quella che sarà poi in realtà una pesca miracolosa, un segno che porterà al riconoscimento del discepolo che Gesù amava, che lui è il Signore, quindi c'è un segno da risorto che ne indica il compimento, la potenza e la completezza anche della vita, non solo terrena, ma anche del risorto che resta come colui che prepara la mensa, il banchetto, la tavola, il cibo per i suoi discepoli che hanno il compito di seguire la sua parola. Gettate le reti. E gettarono le reti. Ecco, quindi nella prima parte abbiamo visto questo meccanismo, questa dinamica che è richiesta ai discepoli del risorto, mentre oggi ne leggiamo una sezione assai breve sulla quale gli studiosi spesso si sono divisi, hanno discusso, perché nessuno anche su questo, sull'interpretazione del testo, può avere certamente come posso dire, la soluzione ultimativa, definitiva. Vi proporrò comunque la lettura possibile di questo testo che stiamo per leggere e vedremo di coglierne anche una parola buona per oggi. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio e detto questo aggiunse: Seguimi. La parola che ho scelto di lasciarvi a commento di questa lettura è proprio seguimi. Anche perché la cosa che ho sempre ritenuto curiosa all'interno del Vangelo di Giovanni è proprio questa. Alla fine di una lettura corsiva avrete comunque avuto modo di apprezzare che il Vangelo di Giovanni è una ricerca continua, tesa verso il Maestro, verso la sua identità, verso la rivelazione di lui che è il Messia. Ma qua, alla fine di questo testo, dopo che è risorto, Gesù chiede a Simon Pietro qualche cosa che noi ci aspetteremmo chiesta all'inizio. Solitamente la richiesta di seguirlo anche nella redazione sinottica sta all'inizio della Costituzione dei Dodici. La richiesta di seguirlo viene fatta all'inizio del cammino, terreno. Mentre qui nel Vangelo di Giovanni vi è un'intuizione, o almeno così l'ho sempre pensata. La sequela di Gesù è una sequela che si basa sulla fede, un'adesione totale alla persona di Gesù, ma completa, cioè dopo che Gesù è risorto, ovvero dopo che il Padre ha riconosciuto nel Figlio l'inviato, sconfiggendo la morte.
Ecco perché mi sembra così significativo sottolineare questo. Di fronte alle tre richieste, di amore che Gesù compie verso Simone, figlio di Giovanni, quindi dove c'è un bisogno di ritornare all'origine e di partire per un nuovo discepolato, che è il discepolato nel risorto, vi è appunto questa richiesta è importante, la sequela. Si può fare sequela di Gesù, seguirlo se si è fatto tutto il percorso, se si è arrivati fin qua, se non ci si è fatti scoraggiare dall'efferatezza della passione. Se non si è rimasti scoraggiati dalla morte sulla croce, se si è avuto il coraggio di vivere il giorno nuovo, l'alba nuova, che appunto contrassegna la vita dei cristiani. Ecco quindi che questi pochi versetti ci danno anche la possibilità di rileggere tutto quello che c'è stato prima in una chiave di comprensione sempre maggiore. Noi possiamo oggi, dopo averlo letto tutto il Vangelo, prendere queste parole e collocarle laddove il redattore della comunità giovannea che ha chiuso questo testo le ha collocate. Seguimi. La sequela si può fare solo alla fine. Eppure Gesù ha incontrato tanta gente, si è manifestato con potenza a molti, ha guarito. In molti hanno creduto, il Vangelo di Giovanni ce lo dice, ma per seguirlo occorre fare l'ultimo sforzo, cioè quello di entrare nel giorno della resurrezione. E allora mi soffermo brevemente su queste domande di richiesta di amore. Ora, il testo greco che sta sotto questa traduzione, lo si può anche intendere come sibillino, in questo senso. Ci sono termini diversi per intendere quello che possiamo poi noi tradurre con il verbo amare. Ora la traduzione vuole mantenere questa, diciamo, sfumatura che è contenuta nel testo e traduce quello che Gesù chiede laddove viene utilizzato un certo verbo amare e quella che è la risposta di Pietro che ha invece un altro termine che intende sempre l'amore, ma ne dà una sfumatura diversa con ti voglio bene. Così alle nostre orecchie l'interpretazione può scivolare verso un'idea parziale del testo. Mi spiego meglio. Molti commentatori, compresi i padri della Chiesa, che ne hanno fatto anche un commento spirituale del testo giovanneo che ha trovato certamente molta fortuna anche nei primi anni della cristianità, propendono per un'idea simile, cioè non vi è diversità di intensità, vengono utilizzati due termini diciamo come sinonimi. Quindi si potrebbe tradurre tranquillamente Simone di Giovanni, mi ami? Sì, certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Anche se il termine che viene utilizzato non è esattamente il medesimo, perché si possono aprire molte interpretazioni. Ci sono stati coloro che hanno pensato che l'amore che Gesù chiede è di un certo livello. E Simone dà quello che può, cioè dà quasi un amore meno pieno, meno completo. Personalmente ritengo che, benché questa sia una interpretazione, toglie a questo testo molto di quello che il testo vuol dire. Cioè non c'è un amore più pieno e un amore meno pieno, c'è l'amore. C'è il verbo dell'amare, c'è l'azione dell'amare. Mi piace soffermarmi di più sulla sfumatura che viene data al testo nell'interpretazione invece del termine di paragone, quando dice mi ami più di costui. E molti potrebbero dire perché a Simon Pietro viene chiesto un amore
più grande di costoro chi? Degli altri discepoli che erano lì? Ma c'è anche il discepolo prediletto, quello che Gesù amava. Perché viene tradotto in questa maniera? In realtà, il termine che c'è regge sia costoro, ma sia queste cose. E allora potremmo immaginarci che qui il redattore della comunità giovannea vuole rendere l'idea della richiesta di un amore che vada oltre queste cose. E allora queste cose possono essere la barca, possono essere i pesci, può essere appunto la pesca che è stata fatta, i frutti, il risultato di questa pesca. Ecco allora che la domanda si fa più interessante. Tu sei disposto ad amarmi più delle cose che in questa terra ti danno soddisfazione? Il tuo lavoro, il frutto, benché sia stato un frutto dato da me, perché la pesca era stata miracolosa. Cioè l'amore per il maestro sta sopra le cose da fare e i risultati che possiamo ottenere, perché è il principio attraverso cui ottenere poi nel mondo quelli che sono i frutti che lui vuole che noi portiamo. Soltanto se si è disposti ad amare lui più di queste cose, più di tutto, mi verrebbe di dire, sopra ogni cosa. Sarebbe anche l'applicazione semplice di quello che poi è il comando rispetto a Dio, amarlo sopra ogni altra cosa, più di tutte le cose. Allora possiamo capire la logica, solo quando si è disposti ad amare il Maestro al di sopra di tutto, allora si può prendere. Si può ricevere questo incarico e prenderlo sul serio di pascere le pecore e gli agnelli. Cioè l'immagine che viene richiamata qui è quella del pastore, quello bello che conosce le sue pecore, le chiama per nome, le nutre, le cura. Questa è l'immagine che Giovanni ci aveva presentato all'interno del capitolo decimo. Qua vi è un affido. Se tu nella tua vita puoi amare il maestro più delle cose che ci sono, allora puoi avere anche, puoi ricevere l'incarico di custodire il gregge e di pascolarlo. Ovviamente la chiave ecclesiologica è chiarissima, qua vi è poi la rilettura in chiave petrina di questo compito che è stato affidato a Pietro, che nessuno mette in discussione, nemmeno la comunità giovannea, ma da questo punto di vista non c'erano problemi. Simon Pietro è già il primo che entra dentro al sepolcro la mattina della Pasqua, ma per ogni discepolo al quale il maestro può richiedere di essere amato sopra ogni cosa, vi è poi l'affido. Quello di custodire le sue pecore, ecco l'amore per il maestro e la custodia dei fratelli, che in questo caso sono il gregge del maestro. È molto bello. Allora, la sequela si può fare solo quando, di fronte a un amore grande per il maestro, vi è collegato poi anche la cura delle altre pecore, cioè dei fratelli, la parte del gregge, verso le quali ogni discepolo chiamato dal maestro ha un dovere grandissimo di custodia, di pascolo, perché viene dal maestro e nasce dall'amore per lui. Questa è la dinamica della sequela del maestro. Dall'amore per il maestro discende poi l'incarico di pascolare e quindi di accudire i fratelli. Questa è un'altra delle chiavi molto belle che il capitolo 21 ci lascia, riabilitando ovviamente Pietro che avevamo lasciato nel cortile del sommo sacerdote a rinnegare il maestro qui. Riabilitato nella sua pienamente nella sua funzione di guida poi della Chiesa.
Ecco quindi che questa parola, seguimi, che oggi sottopongo alla vostra attenzione, acquista anche per noi un valore diverso. Dall'amore per il maestro, una sequela che passa attraverso, appunto, la cura dei fratelli. Venerdì abbiamo l'ultima parte del capitolo ventunesimo, una parola che lasceremo anche per quel giorno, accompagnata ovviamente dalle illustrazioni come oggi che Monica Michelotti ha realizzato per noi. Intanto vi anticipo, se lo volete mettere in agenda, perché magari vi può fare piacere, che venerdì sera alle ore 21 ci sarà la diretta streaming della teologia del Libro della Gloria, realizzata anche questa volta da parte di Frenhausa, per provare a tratteggiare quelli che sono, in sintesi, alcune linee che possano essere rese per tutti godibili, ma che si rintracciano dentro il testo, appunto, del Libro della Gloria. Quindi noi ci rivediamo venerdì per l'ultima parte del capitolo ventunesimo e poi, se lo vorrete, anche venerdì sera con la teologia del Libro della Gloria del Vangelo di Giovanni. Intanto, la parola per oggi, seguimi.